sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Una domenica sera dolcissima in casa blu celeste, come dolcissimo sarà il ritorno dalla Sicilia. Il Lecco sbanca il Barbera di Palermo 2-1 e lo fa al termine di una partita, di una prestazione davvero molto convincente per la formazione di mister Malgrati e di mister Bonazzoli. Già, perché era uno dei campi, diciamo, più temibili di questa Serie B. Il Palermo è una di quelle formazioni che sono costruite per vincere il campionato, ma il Lecco è andato al Barbera e ha fatto una prestazione di grandissima personalità. Forse la cosa che più è risaltata nella partita di questo pomeriggio è stata la personalità messa in campo da Lepore e compagni, che non hanno avuto assolutamente paura dei 20.000 del Barbera. Un colpo d'occhio fantastico, come vedrete poi anche dalle immagini che vi mostreremo. Il Lecco ha giocato bene con un 4-3-3 e con qualche variante, aggiustamento in corso d'opera, sempre più convincente. È riuscito a segnare con giocatori che lo saranno importanti nel corso di questo campionato, li aspettavamo e sono arrivati. Ha preso 3 punti che nell'ottica della stagione possono davvero essere spartiacque. Questa partita è da spartiacque perché può davvero proiettare la formazione bluceleste in un'altra dimensione. Ma LCN Sport era presente come al solito su tutti i campi della Serie B, anche a Palermo, con ben 2 inviati, il nostro Matteo Bonaccina e la nostra Benedetta Panzeri, che come vedete questa sera non è qui con me, era al Barbera, e ci colleghiamo per lei per farci raccontare la partita del Barbera. Ciao a tutti, siamo qui fuori dallo stadio Renzo Barbera e oggi davvero con un enorme sorriso sul volto, perché Lecco ha vinto allo stadio Barbera di Palermo, ha battuto la squadra di casa per 2-1, ormai sapete un po' com'è andata la partita perché ve l'abbiamo già raccontato, però voglio solo raccontarvi un po' quelle che sono le buone notizie di giornata. In realtà oggi ci sono solo buone notizie, si può dire, perché davvero non c'è nessuna nota stonata, salvo forse il rigore concesso all'ultimo minuto, però beh, è stato un episodio, può succedere, soprattutto dopo una partita comunque di grande dispendio energetico da parte di tutti i giocatori. Quindi le buone notizie di oggi quali sono? Innanzitutto il fatto che i giocatori più attesi, quindi Crociata, Ionita, quindi anche i nuovi acquisti dell'estate, Sersanti, comunque tutta la squadra in realtà ha dato una grande risposta, quindi la squadra, il Lecco, ha dimostrato davvero di poterci stare in Serie B, di poter lottare su qualsiasi campo. Lo aveva già dimostrato in realtà nella partita di Pisa, ma oggi ha dato una risposta ancora più importante, ancora più forte di quelle che sono le sue qualità. Poi quali sono le altre buone notizie di giornata? Sicuramente la prestazione di Malgrati, che ha tenuto in piedi il Lecco in diverse occasioni, lo ha rimarcato anche mister Bonazzoli facendogli complimenti e appunto sottolineando l'importanza che hanno avuto i suoi interventi per il risultato finale. E poi in generale possiamo fare come al solito un plauso anche ai tifosi blucelesti che sono arrivati fino a Palermo e che hanno contribuito a creare una cornice di pubblico che è stata davvero straordinaria, spettacolare, perché per 90 e passa minuti ha davvero regalato grandissime emozioni a tutti i tifosi presenti. Quindi dalla giornata di oggi non possiamo che ricavare appunto tantissime buone notizie, una grande iniezione di fiducia, di consapevolezza per quelli che saranno i prossimi impegni, perché la stagione è appena iniziata. Comunque poi non dimentichiamo che il Lecco ha ancora 2 partite da recuperare, quindi appunto la giornata di oggi non può che essere, diciamo, una tappa di un percorso che andando avanti così non potrà che regalarci grandissime soddisfazioni. È una porzione di calendario molto importante questa, ed era attesa per il Lecco, perché ci sono state 2 trasferte consecutive, naturalmente Pisa e poi Palermo, che sono coincise però con 2 vittorie. Dunque Lecco, che lontano da Rigamonti Ceppi, sta cambiando marcia, ha cambiato marcia
al proprio campionato, e lo ha fatto in maniera davvero molto convincente, come abbiamo detto, abbiamo sentito anche dalle parole di Benedetta. Se vogliamo un passo ulteriore in avanti, questo di Palermo rispetto alla partita con il Pisa, in cui non ci si aspettava quel tipo di prestazione. Oggi invece, insomma, il Palermo ha avuto le sue occasioni, non è stato certo un dominio, però la personalità, come abbiamo detto, il carattere, il cuore, ma anche la qualità dimostrata dall'Ecco è stato sicuramente di un livello superiore rispetto anche alla trasferta e alla vittoria fatta segnare poi in settimana in Toscana. Non dimentichiamoci che l'Ecco ha ancora due partite da recuperare e dunque una classifica che non lo vede più ultimo, non lo vede più nemmeno penultimo, sta cominciando a cambiare, a proiettare un orizzonte sullo sfondo decisamente interessante per la squadra di Malgrati e di Bonazzoli. Una risposta, se vogliamo, a tutti quelli che dicevano non ha il livello da Serie B. Qua proprio il Lecco ha dimostrato invece di esserci e ha smentito queste voci, perché ha dimostrato di essere alla pari di formazioni molto più quotate come Pisa e soprattutto oggi Palermo, di poter andare anche a dettare legge sul loro campo. Andiamo a sentire uno stralcio della mini conferenza stampa di Bonazzoli oggi al Barbera, perché in realtà poi il mister ha detto davvero pochissimo. Sì, è quello che intendevo dopo Ascoli. La fortuna te la vai a cercare, non speri che arrivi, non speri che un risultato positivo me lo vada a cercare. Okay. E siamo stati sicuramente bravissimi a contenere tutti gli attacchi del Palermo, come dici, fortunati nell'occasione delle due traverse. E ci godiamo questo momento perché veramente i ragazzi se lo meritano per quello che ha messo in campo, non essere pagati dal risultato ottimo di martedì, ma voler venire qua comunque a fare la nostra partita di contenimento, ripeto, però sempre giocando quando si poteva, cercando di, ripeto, contenere gli attacchi del Palermo. Personalità, qualità, insomma, sono state anche le parole che Bonazzoli ha speso per i suoi ragazzi, che sono stati davvero, e siamo d'accordo con lui, bravissimi tutti quanti. Io chiederei anche a Benedetto un ulteriore contributo dal Barbera, cioè di andare a commentare proprio un passaggio particolare della conferenza stampa di Bonazzoli. Dopo il fischio finale, mister Bonazzoli si è soffermato in conferenza stampa per qualche istante, ha parlato con i cronisti presenti. Sapete che da Lecco eravamo presenti solo noi di LCN Sport, e il mister non si è, diciamo, soffermato più di tanto a parlare, a chiacchierare, insomma, con i presenti, e non si è nemmeno lasciato andare più di tanto all'esaltazione. Ha mantenuto i piedi per terra e anzi è tornato su un concetto che aveva già ribadito in precedenti occasioni, ovvero che la fortuna va creata. È vero, oggi il Lecco è stato anche fortunato, non lo possiamo negare, perché il Palermo ha fallito, comunque non ha avuto la fortuna di poter concretizzare tante occasioni, e il Lecco invece d'altro canto ha avuto la fortuna, ma anche allo stesso tempo il cinismo e comunque la qualità per concretizzare le occasioni che invece ha avuto. Però, appunto, come ha sottolineato ancora una volta il mister, la fortuna non nasce mai per caso, la fortuna si crea con il lavoro quotidiano, e il Lecco in questa settimana evidentemente ha lavorato con la mentalità giusta, ha messo in campo in allenamento tutto quello che serviva per conquistare un altro risultato importante dopo quello di Pisa, e quindi poi il risultato è effettivamente arrivato. Poi ripeto, mister Bonazzoli non si è, diciamo, lasciato andare a troppi complimenti nei confronti dei suoi, anche se ha esaltato la prestazione di Melgrati, e in generale comunque ha fatto i complimenti ai suoi, perché è giusto così, la vittoria è stata meritatissima, e quindi è comunque un punto di ripartenza, e il mister lo sa bene lui, lo sa anche il suo staff, con cui evidentemente il lavoro prosegue nel migliore dei modi. Quindi anche per lui una grande soddisfazione dopo la prima sconfitta nella sua prima gara sulla panchina blu-celeste contro l'Ascoli. Il percorso a quanto pare sta già dando buoni frutti, quindi non resta che continuare così. Una delle cose più positive di questa vittoria dell'Ecco al Barbera è sicuramente la crescita che è stata dimostrata da giocatori chiave, perché quante volte abbiamo detto nel corso delle ultime settimane, quando anche si susseguivano le sconfitte e prestazioni non all'altezza, mancano i giocatori che sono stati presi sul mercato per far compiere un salto di qualità alla squadra. Mi riferisco ai vari Iunita, Crociata, Sersanti, se vogliamo anche Caporale dietro, che magari aveva fatto vedere già qualcosa. Nella partita di oggi un'ulteriore crescita rispetto a quello che si era visto a Pisa. Questi giocatori hanno dimostrato quello, insomma, che sono stati chiamati a fare all'Ecco, per cui sono stati comprati. Hanno veramente trascinato gli altri, già, perché
Crociata sempre più immerso nei meccanismi del centrocampo, tra centrocampo e tre quarti. Sersanti che ha fatto vedere di poter essere dinamismo puro con entrambe le fasi fatte bene, ma anche Crociata si è speso parecchio nella fase difensiva, e soprattutto Ionita, che forse è stato il migliore in campo, perché va a 10 km orari in più, l'abbiamo detto oggi, a LCN Stadio rispetto a un mese fa. E se sale Ionita, quando sale Ionita, veramente la squadra sale di livello. Dunque questi giocatori sono stati presi per la qualità e la quantità, ma per fare anche crescere gli altri giocatori, magari più giovani, che oggi sono entrati benissimo, i Tenkorang, i Lemmens, e anche giocatori che sono stati protagonisti dello scorso anno, perché poi Lepore è in crescita, Giudici è in crescita, Melgrati strepitoso anche oggi. Quando poi giocatori importanti di categoria, giocatori di Serie B fanno la prestazione, insomma è scontato che possano trascinare tutti gli altri, ed è quello che sicuramente è avvenuto oggi. Dunque andiamo a rivedere Crociata e soprattutto il secondo gol di Sersanti, nelle immagini bellissime che ha scattato come al solito il nostro Matteo Bonaccina, secondo inviato oltre Benedetta, ma lui in campo con la sua macchina fotografica, nel nostro consueto reel. Dopodiché andiamo ad ascoltare anche quella che è la mia visione tattica della partita di oggi, i progressi nella rubrica Step by Step. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va sempre sorpreso. Chi va preso per la gola. Chi va al cuore del cacao. Vanini. Nel cuore del cacao. Tanti, tanti progressi oggi per quanto riguarda il Lecco, soprattutto a centrocampo, già perché con un centrocampista in più al posto di Stefano, con Crociata, il Lecco è stato veramente bene in campo al Barbera e ha saputo fare entrambe le fasi in maniera ottimale, già perché se nel primo tempo Crociata, allargandosi a sinistra, è riuscito a cucire bene il gioco fra centrocampo e attacco, Sersanti è riuscito a giocare sia più esterno, sia quando poi è stato chiamato ad agire nelle zone di campo più centrali. Diciamo che non sono stati dati grossi riferimenti ai giocatori del Palermo. Dopo qualche titubanza iniziale, Lecco ha preso bene le redini del centrocampo, non ha lasciato più buchi che si erano visti magari nei primi minuti, creando qualche occasione per il Palermo, ed è riuscito a creare situazioni di gioco importanti, soprattutto spezzando le trame di gioco, le linee di passaggio del Palermo in quella zona. Probabilmente era proprio questo il piano tattico di Malgrati e di Bonazzoli. Si sono viste bellissime cose, sia quando si è giocato sugli esterni con Lepore da una parte, con Sersanti dall'altra, gli inserimenti anche però centrali di Ionita, di Crociata e di Sersanti in occasione dei due gol si è visto benissimo quelle che possono essere veramente le potenzialità di questa squadra con un centrocampo così di qualità e quantità. E come abbiamo visto dalle immagini e come abbiamo detto anche prima, sicuramente Crociata, lui che è palermitano tra l'altro di nascita, è stato uno dei migliori in campo, un giocatore che sta prendendo per mano la fase d'attacco dell'Ecco, se vogliamo, no? Quando è stato schierato da mezzala, soprattutto nell'epoca nella gestione di Foschi, non è riuscito a dare il suo contributo. Man mano che si avvicina alla porta, invece, è in grado di incidere con la sua straordinaria qualità. Va detto, poi lo sottolineo una seconda volta, l'ho già detto, ma la fase difensiva, l'abnegazione, il sacrificio che ha messo in campo anche oggi è determinante, e questo è poi quello che l'Ecco deve fare per veleggiare in questa Serie B, ovvero unire la qualità alla quantità anche nei suoi uomini di maggiore tasso tecnico, come è lo stesso Crociata. Proprio su di lui si è concentrata la nostra Benedetta Panzieri nella sua rubrica La Benedizione, nella quale insomma va a cercare la cosa maggiormente positiva. Oggi sono state tante, però si è concentrata proprio su Crociata. Allora sentiamo. Come vi ho già detto, qui oggi dallo stadio Renzo Barbera ci sono tantissime buone notizie per la squadra di mister Bonazzoli, ma una di queste, che è quella che poi credo che meriti la mia benedizione, è Giovanni Crociata. Crociata era uno dei giocatori più attesi di questa partita, perché come sapete lui è nato proprio a Palermo, quindi ha vissuto i primi anni della sua vita qui in questa città, ma non ha mai avuto l'occasione di giocare nel Palermo, nella squadra rosanero, nonostante, come abbia dichiarato, come
ha dichiarato lui stesso comunque qualche giorno fa in un'intervista, lo abbia più volte desiderato, perché è anche giusto che un giocatore professionista abbia l'ambizione, il desiderio di vestire una volta nella vita la maglia della sua città. Non gli era mai capitato nemmeno di scendere in campo qui al Barbera, lo ha fatto oggi per la prima volta e ha regalato ai tifosi blucelesti una grandissima gioia. Ma oltre al gol, oggi il numero 21 bluceleste è stato protagonista di una grande prestazione, sicuramente la migliore qui da quando veste la maglia del Lecco, quindi oggi la mia benedizione va a Giovanni Crociata. Una vittoria importantissima allora per il Lecco in quel di Palermo, perché stoppa anche per i piani alti della classifica, stoppa una delle dirette avversarie del Parma che si avvantaggia in questa undicesima giornata. Andiamo infatti a vedere quelli che sono i risultati, perché lo abbiamo visto, il Parma vince 3-1 sul campo dell'Ascoli e allunga davanti, quindi si ferma il Palermo e anche il Catanzaro che viene sconfitto 1-0 a Como. Vince la Cremonese in trasferta a Cittadella, così come la prossima avversaria dell'Ecco, la Reggiana, che espugna il campo della Feral Pisalò piuttosto nettamente 3-0, e questo è sicuramente un risultato che piace a noi lecchesi, ci fa comodo, così come comunque la sconfitta del Brescia che rimane fermo a 13, 2-1 dal Bari che ricomincia un po' la propria corsa verso le zone alte della classifica, dove è sicuramente attesa la squadra pugliese. Vince anche il Modena 2-1, Venezia vince 2-1 sul Pisa e, come vediamo in classifica, si avvantaggia, raggiunge il Catanzaro, sale al secondo posto, ma il Parma scava già un primo solco importante verso quella che è una corsa alla Serie A che insegue ormai da 2 anni la squadra emiliana. Chissà che non possa essere proprio questa la stagione giusta. Il Palermo si stacca, rimane al quarto posto, viene superato da Venezia e Catanzaro a quota 20, il Modena rimane là davanti, si affacciano anche i cugini comaschi nelle prime posizioni. Poi c'è il solito gruppo centrale in cui, insomma, la Cremonese fa un salto in avanti, anche il Bari e la Reggiana, rimangono fermi Brescia e Cittadella. Insomma, il Lecco non è più ultimo, non è più penultimo, l'abbiamo detto, la classifica quanto ci piace già vista così, aggancio alla Sampdoria di Pirlo, sempre comunque in crisi, con 2 partite da recuperare, lo ricordiamo, per quanto riguarda la formazione bluceleste. 12ª giornata, domenica prossima Lecco atteso dalla partita a Reggio Emilia con la Reggiana alle 16:15, naturalmente saremo qui per raccontarvela. Tra le altre partite, Catanzaro-Modena, match di alto livello, di alta classifica, così come Sampdoria-Palermo, perché il Palermo cerca il riscatto e a sua volta lo cerca la squadra ligure a Genova, quindi sarà sicuramente un'altra bella partita da tenere d'occhio. Cremonese-Spezia in chiave classifica per i blucelesti, così come Ternana-Venezia, una partita che guarderemo naturalmente da vicino anche per quanto riguarda la classifica del Lecco. Siamo in chiusura, io vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo naturalmente tutti gli appuntamenti lunedì con il Blu e il Celeste sul nostro canale YouTube, iscrivetevi mi raccomando per non perdere nessuna delle nostre trasmissioni, cliccate la campanella per restare sempre aggiornati. Torneremo poi sabato prossimo con warm up, LCN warm up, per presentare la sfida di Reggio Emilia, e poi naturalmente LCN stadio in diretta domenica per Reggiana Lecco e il post partita in after match. Io vi ringrazio con il sorriso per questa bellissima, e vi saluto con il sorriso per questa bellissima vittoria del Lecco a Palermo. Buon inizio di settimana a tutti.